A tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video per quanto riguarda i saldi sexy o i prezzi sexy per quanto riguarda Sephora. Ho fatto vari video, infatti se mi vedete vestita nella stessa maniera è perché nella stessa giornata sto girando i video, perché non ho tanta voglia di mettermi qui con le luci puntate, il ventilatore e tutto, perché veramente fa troppo caldo, ho avuto problemi un po' di salute, quindi non mi sono messa qui a girarvi tutti i video quando li ho ricevuti, scusate, i video quando ho ricevuto direttamente i pacchi. Ho fatto degli ordini online perché queste cose non le non ci sono qui allo store di Catania, e quindi ho preso alcune cose online, forse invece due le ho prese nello store. Comunque vi faccio vedere cosa ho acquistato, perché poi mi hanno dato anche un pacchettino. Allora, le prime due cose che vi faccio vedere sono le palettine di Huda Beauty. Ce n'erano tre scontate, io ne ho prese due su tre perché l'altra mi sembrava uguale alla New Nude che io posseggo, e quindi ho voluto prendere queste due che tra virgolette non ho simili. Una è la Khaki. Queste palettine non le ho nemmeno utilizzate per farvi il video, perché io, sapete tutti, voglio farvi vedere le cose intonse, quindi non toccate. Quindi la palette in questione è questo, il pack è questo qui. Adesso sarà molto difficile perché io ho messo la foto mia, questa qui dietro, c'è anche la plastica qui, però la devo anche togliere, e quindi ogni volta che io faccio la ripresa devo sistemarmi in modo da non farvi vedere la mia foto, perché sennò mette più visibile lei che me. Allora, la palettina in questione, vabbè, sapete tutti, dello specchio, e questi sono i colori. Io li vedo chiari, perché li vedo chiari? Allora, i colori in questione sono questi, molto belli, uno più bello dell'altro. Mi piace tantissimo, specialmente per quanto riguarda, cioè io mi aspettavo più verdi sinceramente, però mi piacciono. Ci sono questi colori tipo effetto bagnato che mi piacciono tantissimo, questo verde, questo prugna, molto molto belli, cioè belli veramente. E quindi ho voluto prendere questa, sempre guardando quella, diciamo, che mi poteva piacere di più. Non li metto sul braccio perché ho già il braccio indolenzito. E poi l'altra che ho preso è la Purple, e non potevo non prendere la Purple, ed è fatta così, e i colori sono questi qui. La dovevo prendere assolutamente. Questo colore è quello che mi piace, questo mi piace tantissimo, quest'altro pure, questo pure pure, cioè guardate che scrivenza, cioè che scrivenza questa palette, bellissima, molto molto bella anche questa, vedete, mi mette a fuoco a me, ecco, questa è la palette, molto molto bella. A me piace tantissimo, piacciono tantissimo alcune di Huda Beauty. Non ho preso quelle là pastello perché la Lizzy mi aveva detto di non prenderle perché aveva visto dei video che non erano buoni e tutto, quindi non l'ho preso, diciamo, ho ascoltato i suoi consigli e quindi non l'ho presa. Ma l'ordine l'ho fatto in primis per due palettine, perché le ho prese proprio scontate, perché c'era, se non mi sbaglio, il 20 o il 25, no, forse il 20% di sconto su queste palette, e sto parlando delle palette di Natasha Denona, e ho preso queste due. L'altra non me la faceva prendere, infatti tuttora l'altra è scontata, quella rosa, però se è andata allo store perché online non c'è più. Quindi se siete di Milano e dintorni e volete farmi un favore, datemi il vostro numero che vi ricarico la PayPal e mi comprate voi la palettina, quella rosa, perché io non riesco. Comunque le due palette sono queste. Ho preso la Zendo Palette perché io queste palettine le avevo messe con il cuoricino,
nella wishlist perché ho pensato quando ci sarà il Black Friday me li prendo. Poi ho visto che erano scontate e si poteva utilizzare lo sconto e quindi pace amen, me le ho prese, diciamo online adesso. La palettina in questione è questa, vedete non ci sono additata perché non l'ho utilizzata, sono stata brava. La mia paura è stata soltanto nel riceverla che se era intatta. La mia paura era solo questa. Questa è la palette. Poi vi farò un video dove un video lo metterò su Instagram dove sboccerò tutti gli ombretti. Ed è molto 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 bella. Mi piace tantissimo i verdi perché non ho questo tipo di verde, almeno credo. Mi è piaciuto tantissimo. Non vedo l'ora di fare dei tutorial con queste palette. Anzi, a proposito, scrivetemi se volete fare, volete vedere qualche tutorial oppure se li volete vedere su Instagram, li farò lì e quindi sarà molto più facile per me perché li farò muti e con la musica. L'altra che ho preso è la Sunrise, quella rosa non sono riuscita, però ho preso anche questa. Sinceramente a me queste palettine piacciono tantissimo. Io ho l'altra, la Triochrome, che è stupenda, la utilizzo tantissimo. Infatti alcuni make-up li ho fatti con quelli e vi è piaciuta tantissimo. La palette è di questo colore più ramato, confronto all'altra. E i colori sono quelli. La cosa che mi ha colpito di più sono i gialli, il senape, che non sono colori che io di norma utilizzo, ma sinceramente mi sono messa curiosità e la volevo provare assolutamente. E che i colori sembrano sfalsati, ma credo che siano le luci che sfalzano. Ecco, così sono i colori. Questi sono i colori. Anche questa è molto molto bella, mi piacciono proprio le texture degli ombretti, se è simile alle altre che ho, siamo messi bene, ma sono curiosa di utilizzare questo tipo di colore sui miei occhi. Chissà come potrebbero essere queste palettine. Comunque poi vi metterò le swatch, non lo so se le metterò qui o direttamente, su Instagram perché se no mi viene male farvi tutto. Comunque, mi hanno dato dei codici sconto, bla bla bla. Ah, avevo preso anche due Cupid's Arrow di Nabla e ho preso lo 01 e lo 03, che erano quelli che mi mancavano in quel periodo, perché poi ne ho presi altri. La numero 1, ve la faccio vedere, questa dice che la potete utilizzare anche dentro l'occhio e li ho presi anche per questo motivo. E ho preso la 01 che è questa, quindi è color nude. Questa ve la posso sbocciare ed è un beigiolino nude. Questo. E poi ho preso la 03 che era quella che mi interessava di più ed è questo colore qui, borgogna viola. Ed è questo, lo voglio utilizzare proprio all'interno dell'occhio ed è una specie di prugna, di melanzana prugna, non so come, ma credo sì, tra melanzana e prugna. Poi cosa mi hanno dato? Mi hanno dato i campioncini, questi qua li ho scelti io tramite il sito, i campioncini del Born This Way della Too Faced, quindi il fondotinta, e poi un profumo. Questi qua piacciono tantissimo alla mia amica, quindi un danno a lei. E poi non mi ricordo se questi li ho presi allo store, ma credo di sì, perché poi mi ha dato questi. Sì, questi li ho presi allo store e ho preso il Tarte Skincare di Tarte, perché era uscita, sì, adesso me lo ricordo. Siamo stati perché avevo visto che online non c'era questo, ma era allo store, quindi siamo andati allo store e ho preso questo e anche il correttore, sì, vero. Questo è un Eye Performance Natural ed è un olio per il viso. Vediamo se c'è scritto in italiano, che mi sembra molto difficile. C'è scritto attenzione solo per uso esterno. Comunque è un olio per il viso, una specie di primer. Sono quegli olietti che li dovete utilizzare tipo, che so, con la crema oppure con il fondotinta,
lo volevo tanto provare perché ne avevo sentito parlare benissimo e quindi l'ho voluto prendere. Non lo apro ovviamente perché ho altri da utilizzare, però mi piaceva tantissimo anche la boccetta. No, ma la cosa per uso esterno mi fa sorridere perché glielo scrivono pure. E poi ho preso gli altri tre prodotti, sempre per quanto riguarda la linea di Tarte, e ho preso lo Sheep Tape perché tutti ne parlano benissimo, ma dicono che non è adatto a persone con la pelle secca, e io l'ho voluto prendere piccolino proprio per questo, per essere sicura. E poi quello nuovo, quello adatto alle persone con la pelle secca e matura, perché è della stessa linea di questo qui olietto. E io ho preso il 20 Light. Non ce n'erano tante colorazioni e quindi ho preso questo, vedete, è chiarissimo, molto molto chiaro. Speriamo che vada bene, comunque è uguale al pack. E quindi ho preso questo. Se voi l'avete provato, ditemi come vi siete trovate, così ci facciamo anche delle recensioni tra di noi. E poi ovviamente ho preso lo Sharp Tape nella colorazione 20B Light, è sempre piccolino perché sinceramente ho un bel po' di correttore da utilizzare, preferisco prendere questi qua piccolini da poterli utilizzare e anche finire sinceramente. Il prezzo poi non è esagerato e quindi va bene. L'ultima cosa che ho preso è la base. Ed è questa qui, la Base Tape, è un primer idratante per quanto riguarda il viso. Ho preso sempre nella taglia mini, sempre per il fatto di poterli utilizzare e magari provare poi altri prodotti. E il primer in questione è questo, è nella boccettina così con l'erogatore, ed è plastica. Molto carino anche questo, il packaging. Poi, cosa mi hanno dato qui? Mi hanno dato il correttore, questo qui, sempre il Shape Tape, e poi il Makeup Forever Step One, questi qua. E poi c'era inclusa un sacchettino perché se superavi un tot di budget, ti davano questo sacchettino con dentro dei prodotti che adesso vi faccio vedere, dove c'era il mascara della Too Faced, questo qui, il Better Than Sex, volume, eccetera, eccetera, quello tradizionale però piccolino. Ve lo faccio vedere anche questo, mi sta facendo male un pochettino la schiena. Ed è questo qui, il mascara, questo piccolino. Mi piace tantissimo lo scovolino di questo mascara, anche il mascara, ma soprattutto lo scovolino. Questi tipi di scovolini sui miei occhi stanno benissimo. Poi c'era di Saint Laurent questa qui, una specie di tinta labbra, che ne ho già una perché l'ho trovata, se non sbaglio, un calendario dell'avvento, quindi questa la darò a mia sorella, che lei è pazza di queste cose. E poi questo, un piccolo profumino della Vie Belle della Lancôme. Vediamo il profumo perché non l'ho nemmeno odorato, mi credete? Ah, che carino! Guardate, no, è carinissimo. Ah, bello. Bello. Molto molto bello. Carino. Questo ovviamente lo darò alla mia migliore amica perché lei fa la collezione dei profumi. Se li mette, poi gli piacciono le boccettine. E quindi li tiene. E sì, abbiamo finito, giusto? Sì. Questo è tutto per quanto riguarda acquisti fatti da Sephora. Con i prezzi sexy e non, devo dire che mi piacciono alcune cose, quindi le ho volute acquistare proprio in questo, diciamo direttamente allo store. Le altre cose invece non le trovo, come da Natasha Denona, e altri. Però ho saputo che la ragazza di Sephora mi ha detto che posso ordinare direttamente da Sephora allo store e le cose mi arrivano a casa, cioè tutto quello che c'è online io lo posso ordinare. E quindi la volta dopo sono andata perché volevo prendere alcune cose e la ragazza mi ha detto: no, non si può fare perché questi prodotti non ci sono allo store. E io le ho detto: ma la ragazza dell'altra volta mi ha specificato che potevo acquistare qualche cosa e poi voi la mandavate a casa o il sito la mandava a casa. No, chi te l'ha detto questa cosa? No, tranquilla.
Bello il profumo. Mimì, bello il profumo. Siccome lei mi monterà il video, quindi ho messo il profumo. Comunque, questo è tutto per quanto riguarda gli acquisti fatti da Sephora. Ditemi se, cosa ne pensate. Se avete utilizzato il correttore della Tarte, lo consigliereste a una pelle matura e secca? Ditemi voi nei commenti, scrivete che io li leggerò perché ho un bel po' di tempo e quindi mi posso sfogare con voi nel leggere tutti i vostri commenti. Per quanto riguarda questo video è tutto, io vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!